Diamo il benvenuto alla regina del vino, Ninotta Vano. Applausi e calici sempre pieni di ottimo vino, naturalmente, quello delle campagne di Treviri in Germania. Qui ogni anno si elegge colei che rappresenterà i vigneti della regione, una sorta di madrina. Questa volta però l'occasione è speciale, perché la nuova reginetta non incarna affatto i canoni della bellezza teutonica, anzi, non è neppure tedesca. Viene dalla Siria ed è fuggita dalla guerra. Per quest'anno la corona è sua, consegnata dalle mani della regina in carica fino ad oggi. So che per un rifugiato è davvero difficile integrarsi in un nuovo paese, comprendere le leggi e le tradizioni e metterle in pratica. Per questo voglio essere ambasciatrice dell'integrazione. Voglio anche ringraziare la Germania e dire quanto sia bella Treviri e la sua gente. Con le Medio Oriente, in questo caso, vanno d'accordo. Ninotta è cristiana. Da 3 anni ha trovato ospitalità in queste terre, insieme a sua sorella. Il presidente dell'associazione viticoltori ammette: ci vuole coraggio a chiedere ad una rifugiata di assumere questo titolo. Ma l'ho fatto perché molta gente dice che la Germania non è in grado di gestire questa situazione. Invece io rispondo che possiamo farlo e che lei è riuscita a diventare un'eccellente ambasciatrice. Im Wein zu werden. La banda, per il brindisi, suona Elton John, non proprio un'icona tedesca, ma niente paura. Ci pensa poi il dondolio finale a rinnovare la tradizione locale.